What a tutti ciurma e benvenuti da Giochirino in questo nuovissimo episodio su The Last of Us parte 2. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno economico è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vedremo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare. Ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori dopo che la volta scorsa siamo partiti assieme a Lev alla volta dell'ospedale. Ovviamente per riuscire a trovare tutto il necessario per poter operare quella poveraccia, la sorella, che comunque veramente sta rischiando di morire. Fatto sta che siamo riusciti a raggiungere il ponte, chiamiamolo così. È stato veramente ansiogeno come pezzo perché eravamo in cima ad un palazzo su una superficie veramente molto ridotta con Abby che soffre di vertigini. Fatto sta che purtroppo ragazzi in un certo momento i due sono precipitati giù, fortunatamente all'interno di una piscina nel palazzo che stava di sotto. Il problema è che adesso dobbiamo scendere, arrivare proprio a piano terra del palazzo, dal 20° piano in cui siamo, palazzo che ovviamente è strapieno di infetti, quindi la situazione come al solito non è per niente rosea. Ebbene, l'ultima volta ci eravamo lasciati qui dopo aver trovato il lanciafiamme, arma che io personalmente direi che adoro, quindi vediamo di essere psicologicamente pronti per riprendere questa avventura. Non penso di esserlo mai abbastanza. Facciamo un bel respiro, direi che possiamo continuare. Dov'è Lev? Che qua abbiamo subito ragazzi pillolette, un medikit, perfetto. E qui c'è dell'alcol, mi posso fare qualcosa con l'alcol? Delle bombe rimbalzelle, ma direi dai di approfittare ragazzi di farcene altre due, perché comunque in situazioni veramente dove gli infetti si ammucchiano possono essere davvero molto utili. Quindi allora di qua non possiamo uscire. Da dove ero arrivata io in effetti? Non lo so, vabbè, comunque. Ah, qua c'è dell'esplosivo. Posso andare di qua, quindi seguiamo Lev. Ah, non so più cosa aspettarmi da tutta questa situazione. Temo niente di piacevole, purtroppo. Quindi, caro Lev, fai strada. Attento che ti cado addosso. Attento, ok. Non è mai facile farsi strada in questi posti, va bene. Allora, mi sa che ci dobbiamo calare di qua, scusa Lev, mi sa che farò strada io, perché se sto ad aspettare te posso aspettare 3 ore. Io mi armerei di lanciafiamme, visto che ci siamo. Intanto abbiamo questo cassettino, 7 pillolette, gli straccetti ce l'ho al massimo, ragazzi, non mi posso fare altri medikit per ora. E mamma mia, che situation di cacca. 14 ingranaggetti, non penso di dovermi calare qua, cioè penso che mi spaccherei veramente le ginocchia se mi calassi di qua. Quindi vediamo un attimino se c'è qualche altra strada un pochettino più raggiungibile. Ma tu guarda un po' chi c'è. Ma tu guarda un po'. Ah, Dio. Allora, vediamo se questo riesco ad ammazzarlo silenziosamente, ragazzi, senza farci accorgere, veramente. Quindi, scusa, amico, ma stavolta ti tocca. Uccisione veloce, forbicine, ammazza quante spore, Dio santissimo. Io spero vivamente, ragazzi, che non incontreremo i grassoni. Ok, quindi carburante per lanciafiamme, questo è bello che è nudo, le chiappette al vento. Hai mantenuto le chiappette sole, devo dire, Magari poi ci spiegherai il tuo segreto. Quindi i 2 pugnali che ho a disposizione, ragazzi, li ho finiti. Direi di approfittarne e crearcene un altro paio perché veramente servono. No, tu? No. No. È ora di andare. Forbicine, perfetto. Non senti altro. Magari ci stanno quelli silenziosi, chi lo sa, chi lo sa. Magari ci hanno messo pure quelli, tanto per completare la merda che già stiamo vivendo. Quindi andiamo. Ma tu guarda un po'. Non è un grassone, ma un oscureggione. Che meraviglia. Io direi che possiamo lasciarlo tranquillamente lì dov'è, a meno che non ci dovrò tornare fra un attimo. Quindi guardiamo un attimino prima qua, ragazzi. Ovviamente la strada è sbarrata, a meno che non mi posso calare di qua. Che dite, posso saltare fin lì? Lo scureggione lo lasciamo là dov'è. Proviamo a fare questo salto della fede. Vado. Whee! Pronto Lev? Ti aspetto, certo. Tanto che... tu puta madre! Tu puta madre! Dovete smetterla! Dovete smetterla di fare questa cosa!
Ecco qua, se so allertati tutti, mo, ovviamente. Mamma che odio, regà, ma quante altre volte la vorranno fa sta cosa? Porca paletta, regà, tutti i santissimi piani sono strapieni, oh. Cioè, se può fa niente, vabbè, andiamo di qua. Chi è? Che gorgoglia, come se non ci fosse un domani. Piano, 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 piano. Non volevo cadere, volevo andare a guardare in quest'altra stanza. Oh, che è? Odio questo palazzo. Era Lev, mi ha fatto prendere un infarto. Quasi in strada? Vabbè, se lo dici tu, voglio crederti sulla parola. Io ormai non mi voglio avvicinare più a sti mucchi di cose. Esplosivo. Oddio, no, raga. Terrificante. Ricarichiamo per bene il lanciafiamme. Io continuerò a scendere, come giustamente mi ha ben consigliato Lev. Fatto sta che mi aspetto infetti praticamente. Ecco, dappertutto. Davvero dappertutto. Vado? Mi calo? Va bene, caliamoci. Piano. Chi c'è qua? Questo piano. Per ora sembrerebbe nessuno, ma... Per ora sembrerebbe. Ripetiamo. Ok, alcol al massimo. Veramente non mi posso fare niente con l'alcol. No, c'ho tutto al massimo, ragazzi. Quindi mi tocca lasciarlo qua. Straccetti al massimo. Oppure di nuovo non ci posso far niente. Va bene, vorrà dire che... Continueremo di qua. Mamma che ansia tutto, raga, veramente. Cosa c'è qua? Me li prendo, scusa. È Isaac ha sconfitto la vecchia guardia. La Fedra, sì. So che tortura le persone. Preferisco non parlarne ora. Sai bene, sai bene. Lev è così. Perché tu smentirlo? Hai mai torturato qualcuno? Lev, pensiamo solo a uscire da qui. Purtroppo noi sappiamo qual è la risposta a questa domanda. E non piace a nessuno di noi, ovviamente. Però appunto non credo sia il momento di parlare di queste cose, in effetti. Penso sia bene soltanto pensare, scusate la ridondanza, ad uscire da qui. Non pensiamo ad altro per ora. E poi avremo tutto il tempo del mondo per chiacchierare del più e del meno. E di tutte queste altre belle cosette. Allora, buttarsi da qua ovviamente è fuori questione. Anche se quasi quasi preferirei, ragazzi, piuttosto che continuare ad addentrarmi in questi piani pieni di incubo, veramente, perché sono pieni di incubo. Continuiamo a scendere, via! Ma chi è? Lui chi è? Vai, altro carburante per lanciafiamme. Questo me piazza. Me piazza proprio. Qua che abbiamo? Scoccetto. Mattoni al massimo. Ok, siamo pronti, regà, perché veramente... Dio santo. Vai. Faremo un casino della miseria. Porca troia. Ci sono troppi demoni. Cerchiamo un modo per uscire da qua. Quindi, questo che significa? Che sono talmente tanti che non ce la potremmo fare a sconfiggerli tutti? Guarda, se fosse per me, come ho detto poco fa, mi lancerei direttamente dal palazzo, senza alcun tipo di problema. Scoccetto al massimo, ragazzi. Questo demone mi sa che mi tocca per forza ammazzarlo così. Mi prendo questa barretta Medikiss. Apriamo tranquillamente il cassetto nel frattempo. Alcol al massimo. Caro, sì. Mi tocca ammazzarlo, ragazzi. Non posso fare altrimenti. Tac. No, questo uscirà da qua, ragazzi. No, vi prego, ditemi di no, vi prego, ditemi di no. Ditemi che non esce da lì, vi prego. No, 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 non ce la posso fare. No! No, raga. No, 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 raga, no, non ce la posso. No. Ok, ovviamente non l'hanno fatta facile la via di fuga, quindi non è un'opzione correre alla via di fuga. Va bene, lo terrò a mente, lo terrò a mente. Nel frattempo mi ricreo un paio di pugnali, se ci siamo. Ah, Gesù! Mi riprendo questo scoccetto e facciamo piano piano, mi riprendo questa barretta Medikiss. Alcol di nuovo al massimo, ovviamente, questo lo ammazzerò così. Il problema, ragazzi, è che quel coso allerterà tutti, o no? Cioè, se sbuca così dal nulla, allerterà tutti. Alcol al massimo.
Ha allertato tutti, ovviamente. Cioè, non c'è altro. Non c'è altro che io possa fare. Oddio, dimmi che... Oh, caro! Oddio! 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 Ma deve morire! Muori, cavolo! No, 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 tu caro no, tu caro, tu caro... Ecco, mi ha lanciato la merda, mi ha lanciato la merda. Sei un maledetto. Sei veramente un maledetto! Oh! Mannaggia santa, piate fuoco! Piate fuoco, Dio santissimo! E non è morto! Muori! Muori! Quanto cavolo ne devo usare per ammazzarlo? Non muore! È morto! È morto! È morto, è morto! Il grassone è morto! Regà, ci sono troppi demoni, ma questi demoni non muoiono! Porca paletta! Ok. Ce l'abbiamo fatta! Il demone è morto! Puoi dirlo. Solo uno? Andiamo. Ho usato 10 bombe, 50 litri di carburante per lanciafiamme, detto niente. Che belli tutti arrostiti, eh. Siete bellissimi. Ovviamente mi danno cose che io ho già al massimo. Alcol a go-go. Mi sa che mi conviene usare un medikit, ragazzi, a parte gli scherzi. Comunque, ci curiamo, raccogliamo quel po' di alcol. Anzi, mi creo quindi un nuovo medikit. E raccogliamo questo po' di alcol che ci sta qua in giro. Ok, perfetto. Questo credo che ormai sia già al massimo. Fantastico, quindi adesso mi posso fare un attimo un giretto a vedere che ci sta qua intorno prima di andare. Mannaggia la pupazza, oh. Ancora questa storia, oh. Ancora questa storia, lo devono fare fino alla fine, eh? Fino alla fine, fino alla fine, niente, va bene. Te devono fare piani, infarto fino alla fine, d'accordo, è chiaro. Ne uscirà un altro da qua? Cerchiamo di stargli alla larga, spero che veramente non si risvegli pure quest'altro. Tanto per cambiare, ok. Allora, barretta medikit non mi serve. Sembrerebbe non esserci nulla, qua non c'è niente. Di qua invece che abbiamo? A parte qualcun altro incrostato nel muro. Ok, due proiettili per pistola da caccia. Oh, Dio, Dio, Dio. Cerco sempre di riprendermi da questi micro infarti, ma c'è davvero ben poco da fare. Ok, colpi per fucile. E credo, ragazzi, che non ci sia altro da queste parti. Credo di aver esplorato tutto l'esplorabile. Quindi adesso è arrivato il momento finalmente di andare verso la nostra via di uscita. Adesso me la posso prendere con calma. Yeah. Ecco. Come ci caliamo? Sotto da qua? Andiamo. Scivoliamo? In questo palazzo. E ormai sì, mi cambio l'arma da mischia, ragazzi. Ormai ci ha preso, ci ha fatto l'abitudine. Opla, attento. Oddio, e se questo coso dovesse precipitare? Io non vorrei essere pessimista, eh. Però non sarebbe tanto piacevole, insomma. Ecco. Altro piano, altro incubo, per caso. Qua che abbiamo? Una moneta. Cos'è quello? Un quarto. Wisconsin. Un quarto di che cosa? Bello. È una lince, suppongo. Bellissima. Allora, queste, diciamo, pseudo patatine non me le fa prendere. Esplosivo. Ah, perché ovviamente ho la vita al massimo. In questi ingranaggetti me li piglio. Direi che possiamo andare qua. Colpi e colpi, ragazzi. Prendiamo tutto. Ti faccio strada io, Lev. Non temere. Così se sbuca qualcosa da una parete, me piglia a me. È pure giusto che sia così, in effetti. Quindi, ok. Ce l'abbiamo fatta. Ah, aria pulita. Intanto possiamo, oddio no, scendere da qua? No, sicuramente. Ci possiamo calare in qualche modo? Mi sembra di no. Come scendiamo? Ci facciamo, ok, scivoliamo da qui. Perfetto. Ah, nella melma, che bello. Nel fango. L'ospedale. Eccolo lì. Oh, finalmente. È più vicino di quanto non sembri, secondo me, ragazzi. Anche questo.
We did it! Il problema è se ci aspetta qualcun altro qua fuori, come se non bastasse. Andiamo, va. Vediamo un po' che cosa troviamo qui intorno. Vedi quell'ascensore? Okay. Quale? Sì. La dovevamo Madonna. Passare da lì. Ah. Niente infetti. Calma, Lev. Non raccontiamo agli altri cosa è successo. Yara non deve saperlo. Va bene, sei un bravo fratello. Sarebbe troppo, sì. Posso chiederti una cosa? Ok. Ti sei pentito di esserti rasato? I rimpianti non sono permessi. Lev. Ma dovevo scappare subito. Invece ho coinvolto Yara in questa storia. Ora sarebbe a casa a badare a nostra madre. La vostra mamma ha bisogno di cure. Accudire la madre è un nostro dovere. Mizzica. Situazione pesante, ragazzi. Ok, straccetto. A quanto pare hanno lasciato la madre da sola, quindi suppongo che abbiano anche questo pensiero in testa. Mi pare anche normale. Quindi vediamo se c'è qualcosa qua, ragazzi, prima di andare verso l'ospedale. Sembrerebbe di no. Passare da fuori sarebbe stato sicuramente molto più comodo. Su questo non c'è dubbio. Però ormai quel che è fatto, dai. Allora, che lei possa guidarvi, come sempre. Certo, certo. La sua guida forte e sicura. Va bene. Ce la faremo oggi ad arrivare all'ospedale, ragazzi, o ci sarà qualche altro intralcio nel frattempo? Spero di no, veramente, perché è stata lunga la strada fino a qua, Chi c'è? Ecco. Ora devi aspettarmi qui. Che? No, perché? Perché vogliono ammazzarti. Come vogliono una rivincita a Backgammon. Cos'è il Backgammon? Uso l'ingresso principale. Prendo tutto e torno indietro. Tu aspettami qui, ok? Sì. Ok. Quindi ci avventuriamo nell'ospedale da soli, ragazzi. Beh, se non si può fare altrimenti, non si può fare altrimenti. E andiamo. Dobbiamo anche immergere sott'acqua? È necessario? Ci sono vedette. Ci sono vedette più in là. Però ci vedranno comunque. Cioè, se entriamo dall'ingresso principale, ci vedranno. Questo è poco ma sicuro. Qui c'è anche un faro, ecco. Intrusa? Sono un lupo! Non sparare! Sono io! Abby! Abby? Abby! Merda! È sola? Apri il cancello! Ok, sono dei nostri, perfetto. Vabbè, magari prendere la roba non sarà così complicato. Speriamo bene. Ciao, ragazzi! Ehi, gente! Cazzo, sei venuta a nuoto? La barca è andata. Mi servirebbero un po' di medicinali. Me li ha chiesti Isaac. Tutta questa roba va proprio a Isaac. Che gli serve? Non posso parlarne. È una cosa dell'avamposto. Beh, è tutto pronto al trasferimento. Dai un occhio e vedi se qualcuno ha quel che cerchi. Ehi, Nora è in giro. Ieri ha detto che l'avrebbero trasferita. È appena partita con l'ultimo mezzo, ma tornerà. Ok, grazie. Ok, questo è stato prima, evidentemente, che Ellie... Aspetta! Ma Nora era nell'ospedale quando Ellie l'ha presa e l'ha ammazzata. Quindi mi sa che stiamo per vivere quel momento là. Cazzo. Va bene, allora andiamo a cercare quello che ci serve. Vediamo un po' se qualcuno ha quello che ci serve, appunto. E posso parlarti? Ok. Ciao. Che cos'hai lì? Stecche, abbassa lingua, padelle... Nulla di chirurgico? Sì, dentro ho visto qualcosa del genere. Perfetto. Grazie. Vorrà dire che andremo dentro allora. Qui possiamo muoverci liberamente, ragazzi, grazie al cielo. Cane, ciao amore. Ciao Orsa. Ti hanno portato fin qui. Che bello. Come sei bravo. Ehi là, Abby. Ciao. Ehi. A tutti di nuovo. Ragazzi, avete qualcosa che mi può essere utile? Per caso, non credo che sia qui il dentro. Sarà proprio dentro l'ospedale. Intanto questi me li piglio, visto che li avete dimenticati qua.
E vediamo un po'. Parliamo anche con questi. State ancora ripulendo qui? Sì, un piano alla volta. Ci sono ancora scorte lì? Sicuro. Mancano ancora diversi piani. Ah, buona fortuna. Andiamo. Ehi, Abby. Anche tu sei finita qui? Sì, un bel viaggetto. Mi servono medicinali. Sai dirmi dove posso andare? Abby, ho parlato con Isaac. Ti aspetta all'avamposto. Fammi parlare con lui. Lo farai di persona. Rientra il prossimo carico. Mi spiace. Oh, che stai facendo? Ha disertato da ieri. Eccala. Ma porca miseria. Cazzo. Che palle. E mo? E quindi? Ehi! Ehi! Liberatemi, cazzo! Maledizione. Così ti lusserai la spalla. Nora. Wow. Non pensavo ti saresti inimicata, Isaac. Hai visto Owen all'acquario? Ho parlato con Manny. Mi servono i medicinali. Perché? Che gli è successo? Sindrome compartimentale. Braccio frantumato. Non lo stai curando tu, vero? Mel, non c'è molto tempo. Gesù. Molte delle scorte sono state imballate e spedite. Cosa? Non abbiamo ancora liberato i piani bassi. Troverò qualcosa. Sì, probabile, ma c'è un casino là sotto. Che culo. Ce la farò. Se ti scoprono, io non sapevo niente di questo. Ma certo. Dai, vieni. Minchia, che sfiga, ragazzi. Cioè, manco sta cosa sarà sindrome semplice. Sindrome compartimentale. Cazzo. Già. Fortuna che sta con una dottoressa. Mel si è ripresa. Ripresa? Era messa male dopo aver parlato con Isaac. Ha parlato con Isaac? Dopo la tua partenza, Isaac ci ha interrogati tutti. A lei è andata male. Qualcuno ha parlato? No. Che sfiga, ragazzi. Nora. Dove andate voi due? A prendere Abby. La barca è pronta. Ecco. Ho ancora delle casse al secondo piano. Potreste prenderle voi? La barca è piena. Dai, non voglio stare qui tutto il giorno. Va bene. Grazie. Sono andati. Che guai. E tu stai bene? Come sempre. Manny era preoccupato per te. Sa che sono qui. Lo scoprirà presto. Dopo che Mel avrà amputato quel braccio, cosa farà? Un attimo. Tutto tranquillo. Comunque, quando Mel avrà amputato quel braccio, cosa farà Owen? L'ho sentito parlare di Santa Barbara. Lo sa che sono tutte cazzate, vero? Ah, mi dispiace tanto per Mel. Sì, anche a me. Ok, qui abbiamo la terapia intensiva, un centro emergenze e qualche sala operatoria. Ok. Sembra perfetto. Giusto quello che ci serve. C'è un motivo se non siamo entrati in questa zona. Era l'epicentro del contagio. Ah, ottimo. Hanno portato qui gli infetti prima di capire il problema. Sarà un inferno di funghi. Fantastico. Che gioia, come sempre. Gioia immensa. Raga, per una volta non poteva essere veramente arrivo, prendo quello che mi serve e me ne vado. No, 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 no. Proprio no. Ok.
E oltre questa porta, l'inferno? Vado? Vado. Lotta per sopravvivere. O per morire in fretta. Ci vediamo alla base. Presto, spero. Già. E vai! Inizia una nuova avventura. Una nuova mirabolante avventura. Straccetto, medikit al massimo e alcol al massimo. Posso crearmi un paio di bombe, ragazzi. Direi di approfittarne. Visto che qui abbiamo quest'alcol, lo prendo. Vediamo un po'. Qua non c'è più niente. Che incubo terribile. Ok, chirurgia, emergenza, un tea. Forza e coraggio. Come se non fosse stato abbastanza tutto l'inferno che abbiamo vissuto fino ad ora. Mai abbastanza, vero? Qua sotto? Ci passiamo qua sotto, oddio. Belli cadaveri. Come sempre. Ah, una bella visione, eh? Sì, sì, sì. Spero non ci sia altro, sembra di no. Però qualcosina ci sarà. Dio. Un foglio, cosa dice? Jake, dubito che riuscirò a tornare a casa, a dare qualsiasi cosa per essere lì con te e Susie. E invece sono nascosto con un gruppo di colleghi. La porta è barricata e quei mostri stanno cercando di entrare. La situazione è molto, molto più grave del previsto. Ormai non credo verrà più nessuno, almeno non in tempo per salvarci. Spero solo che un giorno tu possa ricevere questo messaggio e spero che tu e Susie mi porterete sempre nel cuore. Vi voglio un bene infinito, Scott. Merda. Poraccio. Non sapevano ancora niente del contagio. Eh sì, quindi era evidentemente stato proprio all'inizio. Che cosa triste, raga. Alcol, un colpo per pistola e sembra non esserci altro qua. No, questo cadavere non ha più niente, quindi possiamo tornare nel corridoio principale e avviarci al piano di sotto. Per incontrare chissà quali meraviglie. Come Alice nel Paese delle Meraviglie, ragazzi. Più andava a fondo, male. Più era bello, no? E certo, non è così male. Ultime parole famose, Abby. Avresti potuto tenere la boccaccia chiusa. Unità di terapia intensiva. Mi sa che ci conviene entrare qua, ovviamente. È chiuso. Tu guarda. Chiusa, ovvio. Sarebbe troppo facile. Come sempre. Ok, chirurgia o emergenze? Figurarsi. Va bene. Ci possiamo calare qua? Sì. Crociamo le dita, ragazzi. Sento gorgogli strani. Ad ascoltare sembra non esserci niente, però potrebbe esserci qualsiasi cosa, veramente. Allora, qua una pilloletta e un'altra pilloletta e 10 pillolette. E fin qui tutto a posto. Due colpi per pistola. Qui non c'è niente. Qua non c'è niente. Questo biglietto invece cosa dice? Vogliono organizzare un'altra spedizione? Ogni volta perdiamo la metà degli uomini. Il laboratorio è andato per sempre. Dobbiamo farcene una ragione. Tra parentesi, scusa se ti passo i bigliettini come al liceo, ma non mi fido di questi soldati. Non capisco cosa abbiano in mente. Perché non ci trasferiscono? Continuano a ripetere che prima di evacuarci devono mettere in sicurezza l'edificio. Ma non vedono, non sentono cosa sta succedendo qui. Ormai è finita. Per me non si tratta di contenimento. Vogliono proteggere i dati delle ricerche. Dobbiamo andarcene il prima possibile. Forse i nostri amici sono ancora vivi laggiù. Hai visto cosa fanno quei mostri? Non c'è modo di sopravvivere. Non così a lungo, almeno. So che è difficile da accettare, ma sono tutti morti. Mamma mia. Cosa proponi di fare? Ho visto Scott discutere con i soldati. Anche lui è esasperato. Io dico di prenderlo con noi e cercare una via d'uscita. Aspettiamo un altro giorno. Vediamo cosa riescono a fare i nuovi soldati. Un giorno, poi andiamo. Grazie. Il giorno del contagio è stato un incubo. Figurarsi, mamma mia, una situazione del genere. Deve essere stata una roba assolutamente terrificante. Colpi ce l'ho al massimo, ragazzi, per fucile, sì. Non posso neanche ricaricare, non posso fare altro. Qui, ok, esplosivo, straccetto, perfetto. E qua, esplosivo, colpi per fucile. Meraviglioso, sento dei rumori che non mi piacciono per niente. Vabbè, ci sono i soliti cadaveri marciulenti, ingranaggetti e ingranaggetti. Tu hai niente per me? Sembrerebbe di no, poraccio. Tu invece hai niente per me, neanche. Pronto soccorso. Il centro emergenze è lì. Neanche questo c'ha niente, neanche questo ha niente, questo qualcosina c'ha. Questo zaino cosa c'è? Vediamo un po'. Un biglietto.
Sono rimasto l'ultimo della squadra e i ragazzi scesi con me sono morti. Abbiamo barricato quasi tutte le porte, ma entrare in alcune ali del complesso è un'impresa perché i pazienti infetti hanno una forza incredibile. La loro resistenza ci ha colti di sorpresa. Io mi aspettavo di trovare persone deboli, malate, invece hanno fatto a pezzi i miei uomini. Ho diversi segni di morsi su un braccio e una gamba, devo ammazzare altri bastardi. Poi, finite le munizioni, potrò raggiungere la mia squadra. Se trovate questo messaggio, sappiate che serve un esercito per mettere in sicurezza la zona, ma volete la verità? Sarebbe da stupido di investire risorse per contenere l'infezione. Spero che farete saltare l'edificio e tanti saluti. Buona fortuna, coglioni. Hai fatto tutto il possibile. Raga, cioè, che potevano, non potevano fare nient'altro, cioè, più di quello che hanno fatto, poracci. Cioè, figuratevi, ritrovarsi in quella situazione là. Accesso quarantena, pronto soccorso. Mi sa che qua inizia la fiesta, ragazzi, Mi sa proprio di sì. Ricarichiamo un attimino le armi, che non si può mai sapere. Siamo pronti? Mai abbastanza. Come al solito. Mettiamo la maschera. Qua inizia il macello. Ed è pieno di spore, ovviamente, ragazzi. Tutti gli scureggioni hanno rilasciato una tanfa che non vi dico. Op. Oddio, no. No, 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 no. Coi teli così no, Siete proprio cattivi. Oddio, regà. Oddio. Ma che cazzo? Ok, qui non si scherza. Mamma miseria. No, vabbè, regà. Io non sono pronta a tutto questo, come al solito. No. Pronto soccorso. Ci siamo. Oddio, peggio che andare di notte, ragazzi. C'ho solo due colpi per fucile. In ogni caso direi di ricaricare, che almeno è la cosa più immediata con cui potermi fronteggiare se qualcosa mi zompa addosso. Salve. Disturbo nessuno? Spero davvero di no. Tutto fin troppo tranquillo fino ad ora, direi. Torcia, non mi abbandonare. Non ce la posso fare, raga. No, 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 no. Questi nei muri, figurarsi. Qua non c'è niente. Non c'è niente qua. Dai, ci deve pure essere qualcosa di utile. Che diamine. No, mi sa proprio di no. Non c'è una mazza. Oh, ok, qua dentro. Esplosivo. Me lo piglio. Perfetto. Zona ambulanze. Zona ambulanza. Qua che serve per aprire? Ovviamente serve l'energia elettrica. Mi sa che manco le braccia di Abby ce la possono fare qua. Che culo, ma dai. Chi l'avrebbe mai detto? Manca sempre la corrente, che palle. Ok, scoccetto, alcol al massimo. Qua dentro non ci dovrebbe essere nessuno, ragazzi. Nessuna sorpresina. Ecco. Mannaggia santa, oh. Ma manco una. Cioè, abbiamo una lista che è lunga... Tipo così, non riusciamo a trovare manco una delle varie cose che ci servono. Che pizza, meno male che qua non avevano ancora ripulito. Ammazza. Qua posso entrare, Spero che... Oddio, regà, niente sorpresine, vi prego. Oh, Gesù, biglietti sì, ne troviamo quanti ne volete. A tutti i responsabili, non potete trattarci come bestie. Capisco che i malati sono troppi, ma non accetto di restare chiuso qui senza mia moglie. Sto aspettando da più di 3 ore senza ricevere notizie. Il dottore ha spalmato una crema sul segno del morso, poi è sparito, fa un male cane e continua a peggiorare. Per favore, consegnate immediatamente questo messaggio ai vostri superiori. Vi ringrazio, Don Carter. Mi sono svegliato con una fame atroce, ma continuo a vomitare tutto, anche l'acqua. Mi sento pulsare la testa come un tamburo, le grida fuori non aiutano. Perché mi avete chiuso qui? Dovete venire a prendermi, voglio vedere Sasha, voglio mia moglie. Sasha, aiuto, non riesco a pensare e scrivere sta diventando impossibile. Non chiudo occhio, ho troppa fame, fatemi uscire. Fame, gli occhi bruciano. Sasha. Mamma, regà. Cioè, mi sono andata a cacciare. Comunque sti biglietti, cioè, sono atroci, veramente, cioè, narrano soltanto, ragazzi, con cose scritte il dramma che hanno vissuto queste persone. Cioè, è una cosa atroce, veramente, veramente atroce. Allora, intanto mi armo perché non so davvero cosa aspettarmi, anche se temo che il peggio debba ancora arrivare. Cioè, alla fine è andato tutto a merda, ma mi pare pure ovvio, insomma. Cioè, manco qua c'è niente, che cavolo, forbicina al massimo, pillole...
straccetti, mi posso fare altro? Forbicine direi di usare, ragazzi, sì, per farci un paio di pugnali. E quindi raccogliere queste. E niente, continuiamo un attimo a guardarci intorno, anche se davvero non c'è niente. Qui c'è la chirurgia, oh cavolo, è quello che ci serve. Però un attimo, perché qua avevo notato quest'altra cosa. Che diceva il cartello? Pure qua. Che cazzo è? Controlliamo le sale operatorie. Centro emergenze, ma non ci terrei proprio ad entrarci, sinceramente. Ma proprio per chirurgia. Niente. Perfetto. Chirurgia. Fantastico. Ecco, stavo a dire, fino ad ora non c'è stata una mazza, ragazzi, eh. Ovviamente la chirurgia è quella che probabilmente ci serve, e già ci piazzano i primi rompimaroni. Porca paletta. Veramente porca paletta. Magazzino. Potrebbe avere qualcosa, ma sono tutte regate, alimentazione. Ma che cacchio. Deve esserci un generatore da qualche parte. Sicuramente c'è, ma pure questo è alimentato, niente. Vabbè, sono un po' dappertutto, ragazzi. Vediamo. No, no, questo no, questo uscirà, ragazzi. Dove cacchio è il generatore? Pure questo è a corrente, pure questo è a corrente. Il generatore forse è di qua? C'è qualcuno che ci aspetta? Sembra di no. Foglietto. Oddio, che ansia è tutto. Dottoressa Kyla, Steven, non posso continuare così. So che dovrei solo condurre gli esami e registrare i dati, ma non riesco più a sopportare questo dolore. Ho scortato un gruppo di soldati fino al centro emergenze. Sono entrata senza autorizzazione. Ho visto in cosa si trasformano i pazienti. Ogni adulto o bambino con segni di morsi e graffi finisce per impazzire, ma noi continuiamo a nascondere a tutti la verità. Ho chiesto il permesso di tornare a casa, ma mi hanno ordinato di continuare in nome della sicurezza nazionale. Cazzate. Se mi sento stanca, dicono, posso dormire in un ufficio. Steven, devi aiutarmi a uscire da qui. Ho i nervi a pezzi. Sto per crollare. Cazzo. Mamma, questa regà. Zona è ancora infestata dai mostri. Cioè, ovviamente chi si è ritrovato lì, intanto del personale, infermieri, dottori, alla fine sono stati pure costretti a restare là. Ovviamente per cercare di contenere l'epidemia, ma è stato fondamentalmente tutto inutile, comunque. Niente, regà, io lo so che quel coso si sveglierà, ma il generatore non so dove cacchio sia. Non so dov'è. Che è la puta madre che te parì? Dovevo aspettarmelo. Infatti me lo aspettavo, però è sempre un colpo al cuore. Il generatore. Tutte queste prese, ragazzi, arrivano da qualche parte. Ma dove? Cioè, i fili arrivano qua. Ah, caspita, si può entrare di qua. Fermi, fermi. C'è qualcuno che mi aspetta? Sembrerebbe di no. Magari ci fosse lei con me. O Manny. A darmi manforte. Sì, Manny. Manny sarebbe il massimo. Mamma mia, raga. Quanto è grosso e immenso sto posto. Quanto è grosso e immenso sto posto. Qua c'è un banco da lavoro. Qua sicuramente c'è robetta utile. Ok. Lanciafiamme, ingranaggetti, ingranaggetti. Esplosivo al massimo. E generatore. Direi che io non so se attivando le porte poi si libera il macello, sinceramente. Non lo so. Allora, abbiamo la bellezza di 133 ingranaggetti, ragazzi. Non posso potenziare il lanciafiamme perché non è fra le varie armi potenziabili. Direi che per 50, ragazzi, miglioro la stabilità del fucile semiautomatico. Perfetto. E direi, ragazzi, che per 50 miglioro la stabilità appunto della pistola da caccia. Comunque tutte le armi più o meno sono abbastanza potenziate, quindi non ci resta che alla fine completare i potenziamenti che mancano. Perfetto, ragazzi, così ci rimangono 33 ingranaggetti. Ovviamente continueremo ad accumularne altri. Allora, ragazzi, per oggi ho finito il tempo a mia disposizione, ma credo sia meglio così, perché veramente io non so se avviando il generatore le porte automaticamente si sbloccano. Quindi, non sapendo questa cosa, non ricordandola, direi che lascerò questo dubbio per la prossima volta, così in caso di macello almeno saremo inizio video e sarò più pronta psicologicamente per quello che probabilmente avverrà, anche perché dietro la porta grande
vede, si è sentito qualcosa che manco Abby ha saputo qualificare, quindi io non so se sarà un nuovo infetto o che roba, per cui direi di tenere il tutto con questa suspense per la prossima volta. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento, questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Obdosh a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!